A Palermo, in Corte d'Appello, il sostituto procuratore generale Maria Teresa Maligno ha proposto la conferma quasi integrale della sentenza di primo grado emessa il 25 luglio del 2019 dal giudice per le udienze preliminari del Tribunale Marco Gaeta a conclusione del giudizio abbreviato a carico di 53 imputati nell'ambito dell'inchiesta antimafia e non solo nell'Agrigentino cosiddetta montagna. In particolare sono state chieste 41 condanne e 4 assoluzioni. I 4 per i quali è stata chiesta l'assoluzione sono Adolfo Albanese, Giuseppe Blando, Vincenzo Mangiapane di 67 anni e Vincenzo Spoto. Altre 8 assoluzioni sono intervenute in primo grado e non sono state impugnate in appello. Richieste di condanna pesanti sono state invece proposte nei confronti di alcuni imputati che erano stati assolti in primo grado. Pasquale Fanara, ritenuto capo della famiglia mafiosa di Favara, per il quale sono stati chiesti 17 anni, Giovanni Gattuso di Castronovo di Sicilia e Angelo Giambrone, figlio del boss di Cammarata, per entrambi assolti in primo grado sono stati chiesti 14 anni e 8 mesi di reclusione. In questa lista compare anche Domenico Maniscalco, ritenuto braccio destro del boss di Sciacca di Gangi, nei cui confronti sono stati chiesti 11 anni di reclusione. L'accusa ha anche chiesto le condanne per Roberto Lampasona, 10 anni e 8 mesi, e il medico Stefano Pietro Reina, 6 anni. Entrambi erano stati assolti in primo grado. Per i restanti imputati, tra cui figurano i boss Francesco Fragapane, Giuseppe Luciano Spoto, Giuseppe Nugara, Antonino Vizzi, la richiesta di condanna è stata quasi simile a quella del processo di primo grado. L'operazione Montagna scatta nel gennaio 2017, quando i carabinieri del comando provinciale di Agrigento eseguirono oltre 50 arresti.